Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida da lunedì 4 luglio a lunedì 11 luglio 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte degli angeli, abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza e abbiamo le carte delle fate. Ok, prima di iniziare facciamo una preghiera di protezione per aiutarci a connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele e degli angeli che ci stanno accompagnando in questa lettura angelica. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli, a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica, e così è. Allora, ci saranno tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi io chiedo di mettere la tua mano sul cuore, chiedere all'Arcangelo Michele e ai tuoi angeli qual è il gruppo di appartenenza, qual è il gruppo che sceglierai in questa lettura angelica. Potresti anche scegliere più di un gruppo. Iniziamo col gruppo A. Vediamo cosa ci vogliono dire gli angeli. Gruppo A, sincronismo perfetto. Gruppo B, aria fresca. Un invito a uscire all'aria aperta. Gruppo C, guardate, sta emergendo. Abbi fiducia. Ora vediamo le carte delle fate, cosa ci vogliono dire. Gruppo A, musica. Gruppo B, luce. Oh, scusate, qua stanno uscendo troppe carte. Oh, è volata una carta. Viaggio, la carta del viaggio per il gruppo C. Bello, interessante questa. Se avete scelto il gruppo C. Ok, vediamo un po' le carte dell'abbondanza, cosa ci vogliono dire in nome dell'amore. Attrai, gruppo A, attrai, non inseguire. Ok. Finanziamenti per il successo. Interessante. Gruppo C, eccola qui, natura generosa. Interessante. Ok, iniziamo col gruppo A. Sincronismo perfetto, va bene.
Diciamo che hai tanto pregato per realizzare i tuoi sogni, va bene, non rimanere attaccato a questo, a un particolare risultato. Le porte sono aperte, va bene, devi solo camminare attraverso di esse, cioè continua a camminare nel tuo percorso, tutto sta arrivando sincronico e perfetto. L'invito è anche quello a non procrastinare, non procrastinare nei tuoi sogni e nei tuoi obiettivi. Agisci nella direzione dei tuoi obiettivi e tutto sta arrivando nel momento giusto. L'energia è dalla tua parte e c'è veramente gli angeli ti stanno supportando in questo progetto, se stai aspettando delle risposte, se stai aspettando di avviare un'attività e così via, tutto si sta muovendo nella direzione giusta. Se stai aspettando anche la risposta da qualcuno, che è molto importante per te, non preoccuparti, i tempi sono maturi. È venuto il momento un po' di rilassarti, di non rimanere, di non essere troppo attaccato o controllo, cioè di smetterla di controllare. Bisogna anche lasciare andare. L'invito è ascolta un po' di musica, musica che ti rilassa, musica che ti fa cantare, che ti fa gioire, che ti fa liberare dallo stress. Bisogna lasciare andare le energie di paura, le energie di attaccamento, le energie di controllo. Questa è anche una carta del colore verde, il verde è il colore della guarigione, del chakra del tuo cuore. La musica ti aiuta a riconnetterti con l'anima, col tuo cuore. Lascia andare tutto ciò che ti sta impedendo di essere felice, di essere sereno. Ripeto, le energie sono a tuo favore, non temere, ok? È molto importante, infatti, ripeto, non rimanere attaccati, in quanto qualunque cosa o persona tu insegua scapperà nella direzione opposta. Quindi, per poter far sì che tutto ciò che tu stai ambendo, ok, possa manifestarsi nella tua vita, è importante attrarla questa cosa. Quindi è importante rimanere aperti al ricevere e non inseguire, non rimanere attaccati. È molto importante. Quindi connettersi con la musica è un modo per staccare dalle energie egoiche di paura. Va bene? Ascolta il consiglio, ascolta della buona musica e vedrai che tutto andrà bene per il tuo massimo bene. Ok? Bene, gruppo B. Mi raccomando, vai nella natura, approfittane di queste giornate di lunga estate, esci all'aria fresca la sera, la mattina presto, vai a fare una camminata nella natura, immergiti nelle energie della madre terra. Hai bisogno di riconnetterti col tuo centro, hai bisogno di riconnetterti col tuo sacro cuore, va bene? Assolutamente, tu sei un operatore che irradia la luce del creatore, va bene? È venuto il momento di portare luce in questa situazione. Questa è una fatina della luce che ti sta invitando ad avere il coraggio di guardare la verità per quella che è, non aver paura, perché la verità ti porterà alla liberazione, ti porterà la serenità. La verità serve per essere nel tuo pieno potere, ok? E ricordati che irradiare la tua luce all'esterno con questo senso di verità, di atteggiamento mentale positivo, tutto alla luce, tutto sta emergendo per il tuo massimo bene, per quanto riguarda i tuoi progetti, le tue finanze. Diciamo, è possibile che riceverai i finanziamenti che hai chiesto, è possibile che arriveranno i soldi che stai aspettando, perché veramente questa carta è molto positiva. Lascia andare le preoccupazioni economiche che ti impediscono di concretizzare il tuo progetto. Veramente è possibile che arrivino fonti di fonti finanziarie. Quindi, se stai chiedendo un prestito, se stai aspettando per ricevere delle risposte, tutto andrà in porto per il tuo massimo bene. Diciamo che è l'energia giusta per fare dei finanziamenti, degli investimenti, andranno per il meglio. Quindi un'energia favorevole in questa direzione. Ok, bene, abbiamo il gruppo C.
la carta del viaggio, sei in un percorso di elevazione spirituale, sei in un percorso di ascensione, la tua anima ti sta chiamando ad evolvere e stai viaggiando in questa vita in una direzione molto luminosa, dicono gli angeli, va bene, devi essere soddisfatto di te stessa, ok? Assolutamente c'è la possibilità di fare anche un viaggio inteso come un viaggio di lavoro, un viaggio di una vacanza, diciamo che avresti bisogno anche di, come dire, di interrompere un circuito negativo, hai bisogno di tagliare le corde, hai bisogno di rilassarti, hai bisogno di veramente di connetterti con la natura, di concentrarti nei tuoi progetti, ma da un punto di vista di serenità, di apertura e di armonia. Per poter manifestare abbondanza nella tua vita, la natura ti aiuterà ad avere nuove idee creative. Hai bisogno un po' di uscire di casa, no? Stare sempre in ufficio. Stare sempre in casa se lavori da casa, stare sempre a fare le tue attività che sono importanti assolutamente, però gli angeli ti stanno invitando veramente a staccare un pochino, va bene? Quindi prendere una vacanza, fare una vacanza al mare, in montagna, immergiti nella natura perché questo è il consiglio degli angeli e abbi assolutamente fiducia, fiducia, fede e fiducia che tutto andrà per il meglio, va bene? Devi avere fiducia in te stesso, in te stessa, perché veramente Dio ti sta aiutando a realizzare i tuoi progetti nel tuo percorso e in questa strada che è veramente, veramente luminosa per il tuo massimo bene. Vai in vacanza e goditela, va bene, perché tutto sta andando per il meglio. Bene, abbiamo concluso questa lettura angelica per questa settimana. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Facilito anche il logos healing, che è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola molto potente per eliminare i blocchi, le paure, sistemi di credenze limitanti, le emozioni negative, i traumi del passato, veramente è un lavoro straordinario che consiglio sempre un periodo e un percorso a medio-lungo termine e poi ti aiuterà, diciamo, questo lavoro poi potrai continuare a farlo da solo, da sola, in quanto il lavoro di coaching spirituale è un lavoro che rende indipendenti, autonome le persone. Va bene, volevo ricordarvi che la nuova classe del percorso di coaching di 2 mesi, 9 settimane, dove insegnerò a connettersi con le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele, partirà il 19 luglio, sì, 2022, martedì 19 luglio alle ore 21, ok? Saranno 9 settimane straordinarie dove imparerai tutto sul mondo della guarigione energetica. Faremo anche delle sessioni di logos healing. Avrai la possibilità di ricevere 3 sessioni di guarigione a distanza da parte mia. È veramente un percorso straordinario. Approfittane, la classe sta per partire e c'è ancora posto. I posti sono a numero chiuso, massimo 10 partecipanti. Per qualsiasi informazione non esitare a contattarmi. Se invece vuoi vivere l'esperienza dal vivo con me in persona, voglio invitarti al mio nuovo seminario dal vivo, sempre sulla guarigione con le nuove frequenze di luce. Partirà il weekend del 29 del 30 ottobre 2022 e poi, se vorrai fare un percorso completo, ci sarà la connessione al sé superiore, il seminario di connessione al sé superiore che si farà il 31 di ottobre e il 1° di novembre. Si terrà a San Donato Milanese in provincia di Milano. Per qualsiasi informazione la locandina è qui sotto. Per qualsiasi maggiori informazioni, hai domande, vuoi dei dettagli, puoi chiamarmi e possiamo parlarne insieme. Bene, io vi saluto, ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione, a presto, ciao ciao.